Anch'io sostengo il progetto per non dimenticare del comune di Nova Milanese. Le nuove generazioni hanno un compito molto impegnativo, più impegnativo del nostro, e il loro impegno è quello di rendere vera la resistenza nella loro vita quotidiana, nella vita della loro società, nella vita dei paesi in cui abiteranno. Che cosa significa questo? Dare verità, inverare. La resistenza non è stata solo un evento politico, la resistenza non è stato un evento sociale o storico, è stato anche questo, ma a mio parere questa non è la parte più importante. Avere creduto che la resistenza fosse patrimonio politico di alcune forze, anche se la gran parte delle forze dell'arco costituzionale, ha fatto sì che pian piano la resistenza sia entrata nel celebrativismo. La commemorazione annuale, il 25 aprile, le date, diciamo l'8 settembre, e questo ha portato a una sorta di stagnazione del significato della resistenza, di riduzione del significato della resistenza. Noi dobbiamo capire che la resistenza è stato un evento che ha fondato un nuovo patto per l'umanità, ha fondato una nuova umanità.